Siamo con mister Giuseppe Fiorenza a bordo campo. La partita è finita 4-4, ma rimane l'amarezza e la delusione per tutto quello che ha dato nell'arco della partita, dove ha sfiorato diverse volte il colpaccio. La parola naturalmente al mister ospite per sentire la sua opinione in merito a questo match. Sì, rimane molta amarezza perché è stata una partita che come società ci tenevamo parecchio a passare il turno, però bisogna dare atto e merito alla squadra del Bergotto che è stata ben organizzata, non ha mollato mai fino all'ultimo secondo, ha chiuso bene tutti gli spazi e ha sfruttato benissimo quelle che sono state le nostre disattenzioni. Purtroppo un po' di immaturità in alcune occasioni ci ha portato a subire due gol che hanno compromesso ovviamente il match, ma nonostante questo abbiamo cercato di recuperare, tanto che è vero poi gli ultimi 10 minuti siamo stati lì a cercare di fare il 5-4 e ci avrebbe permesso di passare il turno. Purtroppo questa regola della differenza reti ci vede a casa, però onore al Bergotto assolutamente, speriamo che possano andare bene anche perché se lo meritano pure. Grande, grandissimo Ausonia che ha bombardato a tappeto sia nel primo tempo che nel secondo. Purtroppo ha trovato sulla sua strada un uomo ragno che ha calato la saracinesca. Eh sì, è stato veramente bravo il loro portiere, assolutamente. Ha fatto 3-4 interventi veramente prodigiosi, cacciato proprio il gol della porta. Anche noi ci abbiamo messo del nostro a non concretizzare veramente le tantissime occasioni che abbiamo creato. Non ha nulla da rimproverarsi l'Ausonia perché ha giocato con carattere e personalità nella fossa dei leoni, ha tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di portare in riva allo stretto la vittoria. Sì, assolutamente, usciamo da questo incontro a testa alta, l'ambiente è tranquillissimo, abbiamo giocato, ci siamo comunque divertiti perché queste sono veramente bellissime partite da giocare, rigiocherei continuamente sempre, però rimane adesso tanta amarezza per il passaggio del turno, ripeto. Ha avuto la parte del leone l'agonismo, a parte voglio dire alcuni sprazzi tecnici, tattici spettacolari. Sì, vabbè, ma sono cose che in campo rimangono, ma non è successo assolutamente nulla, nel senso è il normale calcio a 5 che si gioca, l'agonismo c'è, partite come queste che c'è tanto in palio è normale che ci sia, come dire, tanto agonismo, ma il rispetto è massimo. Ausonia c'è e sarà una delle protagoniste del campionato e anche della Coppa quando ci sarà l'occasione. Ormai dalla Coppa siamo usciti, dal campionato sicuramente fino alla fine lotteremo e siamo sicuri che Bergotto, Gallinese e qualche altra squadra come la Natural Futsal sicuramente sono degli avversari ostici, però ci prepareremo ad affrontare e ad andare avanti in campionato. Andrea Zirilli, capitano del Bergotto, euforico, contento e soddisfatto per questo match, sia pure concluso con un pareggio, ma il risultato dell'andata ha fatto la differenza. Siete passati voi, quindi andate voi in semifinale. Triangolare, quindi qua ci siamo giocati il passaggio alla semifinale, che era quello in cui noi contavamo e siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. In campionato stiamo andando anche bene, siamo secondi in classifica, quindi per il momento ci godiamo questa posizione. Per la serie Capitani Coraggiosi ha preso la squadra e l'ha portata al successo, diciamo. È stata una partita abbastanza combattuta, tutti i compagni hanno dato il meglio nel campo e quando una squadra gioca da squadra i risultati arrivano e per noi sono arrivati quest'oggi. Ma è chiaro che il capitano ha, diciamo, l'incombenza di infondere sicurezza, personalità, carattere e quindi spingere, diciamo così, sull'acceleratore. Sì, abbiamo spinto quando c'era da spingere, siamo stati premurosi quando dovevamo coprirci e cercare di non subire gol. Antonino Autelitano, il presidentissimo, il patron, il personaggio del momento. No, noi cerchiamo di fare qualcosa, insomma, in questo ambiente che sapete tutti com'è. Però lo sport deve essere solo una cosa per accomunare, insomma, il piacere pure di vedere giocare, insomma, in campo, una cosa, senza avere delle... A me, cioè, se uno vince o perde lo deve fare sportivamente, non per questo, insomma, deve
certe azioni, come dire, di cose che si è... eccesso di agonismo che ci può stare, ma... Sì, però no, non vanno bene, insomma, ecco, lo sport per me è una cosa di conviviale e di stare insieme senza cose, insomma, che diano fastidio alla collettività e a tutti, insomma. Quello... I primi momenti arrivano, diciamo, con questo doppio, la doppia performance, cioè superamento, quindi a aggancio della semifinale della Coppa Italia, e in più il Bergotto di Bova Marina è secondo in classifica. Si può andare lontano con questa squadra? Ma io me lo spero, spero di sì, insomma, come abbiamo visto, insomma, i presupposti ci sono, i ragazzi sono carichi di tanta sportività e vedo, insomma, che ce la mettono tutta. Poi non si sa, i pronostici, insomma, non è che abbiamo la sfera di cristallo, però vedo che stanno facendo un buon cammino, insomma, ecco. L'ambiente sta rispondendo bene, perché nonostante le ire funeste di Barba Bianca, che ha ispirato un freddo gelido, sono accorsi numerosi spettatori per assistere a questo grande confronto. Sì, questo sì, bisogna dirlo, che oggi è una giornata molto fredda e c'erano parecchie persone, insomma, a guardare la partita. Questo perché si vede che c'è bisogno di agonismo e di cimentarsi, insomma, in sport belli e che diano, insomma, giovialità quando si fanno, insomma, ecco, perché il calcio è quello che tira tantissimo, insomma, nelle nostre comunità come sport collettivo. La Coppa va bene, ma è esagerato dire che il Bergotto punti al salto di categoria, quindi alla C2? Ma vediamo come sarà, questo non, io me lo auguro, insomma, però vediamo il da farsi, insomma, ecco, quella è una cosa che viene man mano che si fa il campionato, man mano che si giocano le partite. Questo è anche il momento di porgere gli auguri ai tifosi, anche se siamo a gennaio inoltrato. Sicuramente auguriamo un buon anno a tutti e quindi cerchiamo di fare sempre bene e meglio, insomma, ecco, e di portare avanti il nostro territorio. Bruno Autelitano, sei contento di questa partita? E nelle tue aspettative ci sono... Certo, sì, bravi ragazzi, hanno giocato una bella partita e sicuramente ci saranno ottimi risultati in futuro. C'è anche Ivan Autelitano che scalpita come un Mustang nel corral. Bella partita, però non dovrebbero fare queste cose perché poi ci ammoniscono. Sei contentissimo della partita, dai, sì, su! Sì, sì, siamo arrivati in finale. Eccolo qua Rodolfo Barilla, uno dei protagonisti di questo pomeriggio qui a Bova Marina contro l'Ausonia, una signora squadra. Sì, buonasera a tutti. Sì, sapevamo che era una buona squadra. Ci sono dei ragazzi che conosco benissimo, anche perché erano miei ex compagni di squadra nel Futsal Melito, quindi sapevo il valore della squadra avversaria. Sono una squadra che è prima in classifica nel nostro girone, quindi ci aspettavamo una partita tosta. Nel primo tempo siete andati discretamente bene, poi avete avuto un ritorno di fiamma e poi quasi un crollo. Sì, diciamo che in questo periodo di feste natalizie ci siamo allenati poco. Eravamo forse 4-5 elementi al campo ad allenarci, quindi diciamo che un pochettino gli altri compagni di squadra ne hanno risentito di questo non allenamento. Purtroppo il calcio a 5 è fatto così, o se non ci si allena si soffre. Quindi Panettoni, Torroni, Petrali, Crespelle, Zippoli, Frittole e Curcugi, ne facciamo buona croce. Di tutto, no, a parte gli scherzi, l'allenamento è molto importante. Io sto cercando di, al primo anno, ci sono alcuni ragazzi che sono al primo anno, di trasferire la mentalità della professionalità, allenarsi. È difficile, anche perché qui la sera fa freddo, arriviamo 6-7 gradi, quindi è un pochettino, il campo ci limita, però nonostante tutto stiamo cercando di fare bene. Abbiamo raggiunto le semifinali, non ce l'aspettavamo sinceramente, vediamo come va il proseguo della stagione. Un grande Barilla che ha avuto l'umiltà di ripartire dopo aver partecipato ai grandi campionati e essere arrivato alla Serie B e sfiorato addirittura la Serie A, ripartire da capo dalla Serie D è anche una scommessa.
Sì, diciamo che non riesco ad appendere le scarpe al chiodo. L'anno scorso ho giocato a Bovalino, ho fatto 2 anni a Bovalino. Ringrazio la società, che colgo l'occasione per ringraziare il Bovalino Calcio a 5. E niente, io sono così. Il DS Fortugno mi ha proposto questo progetto, non potevo dire no, anche perché siamo un binomio, ormai ci conosciamo da molto tempo, abbiamo fatto le nazionali di Under 21 col Futsal Merito e ci siamo tolte parecchie soddisfazioni, quindi non potevo dire di no. Fortugno Fabio, direttore sportivo della Bergotto, con lui parliamo di progetti di questa società che si affaccia per la prima volta sul proscenio. Allora, si affacciano perché da tanti anni noi facciamo calcio a 5 a Boma Marina, avevamo già una squadra che nasceva dalle ceneri dell'oratorio salesiano, poi è diventata Boma Marina calcio a 5, siamo riusciti a vincere il campionato, andare in C2, abbiamo fatto 4-5 anni, poi anche per motivi economici abbiamo dovuto lasciare un pochettino. Poi ci è capitata il presidente ci ha voluto dare una mano, il nostro presidente Delitano, e abbiamo ricostruito una squadra con un gruppo di amici. E adesso ci ritroviamo nelle semifinali di Coppa Italia, una cosa che noi non avevamo mai fatto. Eravamo sempre usciti al primo turno e siamo contenti di questo, vorremmo arrivare fino in fondo. Poi il calcio si vede dopo. La Coppa va bene, ma ci sono altre ambizioni. Sì, le ambizioni non nascondo che ci sono, perché siamo secondi in campionato a un punto da questa squadra e dalla Gallinese, che è un'ottima squadra come questa qua. E noi siamo sicuri di giocarcela con tutti e ce la giocheremo con tutti. Mister Barilla ci ha portato molta professionalità e molta maturità, anche di ragazzi che si avvicinano adesso a calcio a 5. E stanno veramente dando l'anima. Certo, ci sarebbe un po' più da allenarsi, come dice Mister Barilla, perché nel periodo durante le feste siamo stati un pochettino pochi all'allenamento. I bagor di Crapola, Scialle e Fa Festa non potranno durare eternamente. No, sicuramente no, però adesso hanno messo tutti la spogliatoio e ha messo la testa a posto.